Buona giornata di lunedì 5 febbraio, luna e sole in ottimo aspetto. Questa è una giornata che porta per l'Ariete delle buone novità. Anzi, proprio oggi potresti iniziare a sentire un miglioramento, perché se paragono questa giornata a quelle che hai vissuto nel corso degli ultimi tempi, per esempio le giornate di martedì 30, mercoledì 31, beh, io ti trovo più tonico. Certo, non sono superati tutti i problemi, e qui penso a chi ha avuto un problema fisico, a chi è stato male, però si intravede qualcosa di nuovo. Questa è una giornata interessante per recuperare anche un rapporto privato. Toro, le questioni di carattere economico sono prevalenti. Da oggi in poi, e soprattutto fino al 23, bisogna mettere a posto alcuni conti rimasti in sospeso. Oppure, come dico spesso, cambiare strategia, se ultimamente nel lavoro ci sono stati problemi. Chi non ha delle difficoltà potrebbe però essere preoccupato se, ad esempio, c'è un contratto in scadenza, se a maggio finisce una collaborazione, perché bisogna vedere cosa capiterà da giugno in poi. E io continuo a dire che qualsiasi scelta tu debba fare, dovrai muoverti entro maggio, fine maggio. Questa è una giornata nel complesso interessante, dicevo economicamente un po' di prudenza non guasta, per i sentimenti sei tu che comandi. Gemelli, ribadisco un po' quello che ho detto ieri, domenica. Questo è un lunedì che nasce con la luna opposta. Però c'è una novità importante: Mercurio torna in aspetto buono. Quindi, seppure agli inizi di questa giornata ti sentirai un po' stanco, stressato, nel pomeriggio va meglio e avremo un picco massimo per venerdì 9. Quindi questa è una situazione astrologica che porta nuovi riferimenti. E io vorrei parlare anche con le persone che hanno vissuto una crisi d'amore, perché la pazienza non è più così grande. Quindi, se hai dato ad una persona una chance, se hai dato un'opportunità per ritornare insieme, o comunque non hai detto sì o no, ti stai riservando di esprimere un giudizio, sono convinto che entro fine mese le tue idee saranno molto più chiare. Oggi evita strapazzi. Cancro, il primo dei pianeti in opposizione che ti ha dato fastidio soprattutto alla fine di gennaio torna neutrale, e poi via via avremo anche un allentamento delle opposizioni di Venere e Marte. In altre parole, come avevo spiegato, la prima parte di questo mese è sottotono, la seconda permette un recupero. Ecco perché chiedevo a tutti i nati Cancro di non fare il passo più lungo della gamba e di evitare di dire sì o no definitivamente. Comunque ci sarà un altro momento di tensione attorno al 7, piano piano però l'importante è avere un'idea, direi limpida, trasparente di quello che andrai a fare, e soprattutto se ti hanno promesso un accordo, un contratto, non temere, qualcosa si muoverà tra fine mese e marzo. Il segno zodiacale del Leone ancora una volta dovrà contare bene i soldi che ha, a stare attenti anche agli investimenti, perché parlo alle persone che sono limitate nelle spese, dovranno essere accorte per forza di cose, ma anche chi ha del denaro da parte non deve lasciarsi coinvolgere da situazioni sbagliate. Questa è una settimana nel complesso interessante, ma avremo attorno a venerdì un calo, quindi qualsiasi cosa tu decida di fare sarebbe meglio anticipare i tempi. Vergine, non bisogna dare retta alla fatica fisica, che mi sembra veramente tanta. Oggi c'è un certo stress, qualcuno potrebbe addirittura mettere in discussione quello che fai, ma preparati ad una vittoria già domani e dopodomani. Quindi si inizia, potrei dire, con il piede sbagliato, però poi si recupera strada facendo. Buona la situazione astrologica, vittorie che possono riguardare il lavoro, l'amore, lo scopriremo insieme. Per la Bilancia sarebbe meglio anticipare i tempi, ovvero se ci sono delle questioni che non vanno, la giornata di lunedì funziona, la giornata di martedì torna ad essere un pochino provocatoria. Qui bisogna capire che cosa è rimasto nel tuo cuore di un amore o se ancora ci sono delle perplessità. Ovviamente non tutte le coppie sono in crisi, però è probabile che ci sia una pausa di riflessione o che uno dei due sia stato male.
Per il lavoro, una giornata illuminante sarà quella di venerdì. Scorpione, a metà settimana potresti incontrare una persona che conta. Se ci sono soci, collaboratori con cui devi condividere un progetto, non tirarti indietro. Ricorda che comunque Mercurio, in aspetto dissonante, porta inevitabilmente una revisione dei conti. In qualche caso, ritardo negli accordi e nei contratti. Quindi chi ha un'attività part-time, lavora a provvigione, non dovrebbe stupirsi se prima del 23 non accade nulla di nuovo. Sagittario, questa nuova posizione di Mercurio, questa insistente posizione della Luna, insieme regalano una grande visione del futuro e soprattutto quel dinamismo che fa parte della tua vita. Un Sagittario che sta fermo vive male, un Sagittario che immagina, crea, fa delle cose anche belle, utili per gli altri, si sente pienamente realizzato. Oggi hai una bella carica di vitalità, ricordo che questa è una settimana che però attorno al weekend potrà far riemergere qualche piccola provocazione, meglio farsi scivolare le cose addosso. Capricorno, domani pomeriggio avremo Luna, Venere, Marte nel segno, quindi preparati perché secondo me entro 3 giorni arriva una risposta, devi fare una scelta importante. Quanta fatica, quante responsabilità, però quanto ti piace essere al centro dell'attenzione, perché a volte pensi che sarebbe bello non fare nulla, scaricare impegni, ma io non ti vedo chiuso in casa a guardare il soffitto. Il Capricorno ha bisogno di emergere, l'ambizione è tanta e io immagino che tutti quelli che hanno lavorato bene nel passato ricevano al più presto una bella gratifica. Acquario, torna lo spirito ribelle che è una caratteristica del tuo segno, potenziato da Mercurio che è entrato proprio nello spazio zodiacale. Quindi cosa vuol dire questo cielo? Cosa vuole indicare? Un futuro libero da costrizioni, un futuro che in questi giorni ti permette anche di dire basta se qualcosa non ti va più bene. La giornata di venerdì sarà una delle migliori per cercare di recuperare serenità. E poi non ci dimentichiamo dell'amore, perché come spiegavo qualche giorno fa, Venere tra poco sarà nel tuo segno e questo significa emozioni in vista. Pesci, se ieri hai notato una certa indolenza, una certa agitazione, oggi cerca di evitare di proseguire un sentimento negativo nei confronti di tutto. È facile ogni tanto, e lo dico in particolare a quelli che sono reduci da una disputa d'amore, sentirsi giù di corda. Però sarebbe un peccato sprecare queste buone energie in arrivo, perché capisco oggi la luna contraria possa provocare disagi, ma da domani pomeriggio va molto meglio e febbraio potrebbe chiudere anche suggellare un bel accordo. Chi ha la possibilità di lavorare part-time, in questa settimana si darà da fare, avrà di più. Ma oggi l'emozione è tanta e il nervosismo è eccezionale.